È un po' catena questa aula. Niente, questo video l'ho fatto vedere ieri, lo lascio anche per voi. Se qualcuno volesse approfondimenti, non si fosse ancora sufficientemente, non si sentisse sufficientemente abile nell'usare software libero, c'è questo corso fatto da un'associazione di studenti con contributo economico dell'università, un'associazione di studenti, potete sentire se volete iscrivervi, è gratuito e lo fanno nella sala Gandusio. Ok, facciamo questo. No, ho provato. Inizia dall'8 ottobre. E andiamo. Oggi non è 6. Inizia dall'8. No, oggi è 6. Sì, nel 2010, dall'8 ottobre. Fare una domanda, allora la domanda c'è. Per quanto riguarda gli studenti iscritti al precedente corso di laurea, se ci sono delle parti integrative da fare. Questo me l'ho ascoltato di dire, no? Prego, va. Qualche passo corso nelle aule. Ma fa sempre così. Allora, questo corso è per il corso triennale di informatica della 3 e 2, cioè dell'ultimo ordinamento, però viene mutuato per gli studenti in debito di frequenza degli ordinamenti precedenti. Ce ne sono addirittura 3 ordinamenti precedenti che fanno capo a questo corso. Quindi questo è il corso da 12 crediti, è il corso da 15 crediti che si chiamava sempre sistemi operativi, è il corso per fare l'esame dei sistemi operativi, laboratorio dei sistemi operativi dell'ordinamento ancora precedente, è il corso dei sistemi operativi, laboratorio di informatica 2 della addirittura laurea quinquennale. Se qualcuno ci fosse ancora in giro che deve fare quell'esame là. Parlo solo per quelli non troppo vecchi, cioè solo dell'ordinamento precedente, 15 crediti contro 12 crediti. Se c'è qualcuno che arriva da lauree ancora precedenti, la quinquennale, oppure se ci fosse, se sentite dire che c'è qualcuno, mandatelo a ricevimento, che è quel caso. Invece per i 15 crediti quanti sono? Ecco, costoro con voi fate il corso e i 3 crediti aggiuntivi li spendiamo in un esercizio per me utilissimo, che è l'esercizio di saper leggere e riferire un articolo scientifico. Troverete sulla pagina del corso un catalogo di articoli un po' storici, un po' diciamo innovativi sui sistemi operativi. Ognuno di voi ne deve scegliere uno
quando l'ha scelto lo scrive sul newsgroup. Il primo che sceglie un articolo lo vincola a se stesso e gli altri non lo possono più scegliere. Quindi vince chi prima arriva a una scelta più ampia. Ok? Allora, al giorno della prova orale mi spiegate l'articolo che avete letto. Questi sono i tre crediti aggiuntivi. Quindi un'esposizione orale. Un'esposizione orale. Se volete scrivere qualcosa, fatelo, ma non è obbligatorio. Ancora una volta, perché c'è stato un caso l'anno scorso di una persona che mi ha presentato una tesina scritta e poi, quando ho chiesto spiegazione di ciò che aveva scritto, non sapeva rispondere. Al che, con un paio di colpi di Google, ho trovato la stessa relazione alla quale era stata semplicemente cambiata la firma. Quello studente è stato allontanato con ignominia, allontanato dalla completa sessione d'esame. Il plagio è un peccato grave nell'ambito scientifico. Ok, fate quello che volete, ma fatelo onestamente. Ok, quando prendete un documento di un altro, potete studiarlo e riscriverne i contenuti. La conoscenza del documento è libera. Potete prenderne brevi brani e metterli fra virgolette con a fianco l'indicazione, o in una footnote, in una nota a piedi pagina, o in bibliografia del testo dove avete preso quella citazione. Ma mai prendere il testo e attribuirsi la paternità di qualcosa che non si è fatto, ok? Nonostante abbiamo scoperto recentemente che questo peccato l'abbiano compiuto ministri della Repubblica Italiana, ok? Ho già aperto anche lo streaming che sta funzionando. Non vedo muoversi la barra. Sì, sta funzionando. Sono anche in chat sul canale so.cs.unico.it di Freenode. E adesso tiro fuori i lucidi. Non sono i lucidi 10, ma devono essere i lucidi 11. Siamo i lucidi 10, che sono quelli dell'anno scorso. Di astrazione sull'hardware. Il sommario di questo primo gruppo dei lucidi va da un'altra definizione, sempre più definita, sempre più precisa del sistema operativo, storia dei sistemi operativi, e andiamo a vedere
un po' di ripassare l'architettura che è fondamentale per poter poi studiare come funziona il sistema interattivo. Allora, è un programma che controlla l'esecuzione di programmi. Quindi ha una particolarità, è una particolarità che controlla il sistema di informatica, è ricorsivo. Se pensate al, di solito faccio vedere il termostato, il monte aula dove c'è l'aria condizionata, cioè il termostato, qui manca l'una e manca l'altra. Se pensate a un termostato, il termostato è uno strumento che controlla una caldaia e un condizionatore. Termostato e condizionatore sono due cose diverse. Invece in questo caso abbiamo un programma che controlla programmi. È interfaccia tra le applicazioni e l'hardware. È interfaccia tra l'applicazione e l'hardware, e questo è l'idea di strato. Quali sono gli obiettivi? Occorre gestire in maniera efficiente le risorse. Quali sono le risorse? Quali sono secondo voi le risorse che deve gestire il sistema operativo? Le periferiche? Processore, memoria, altre periferiche. Quindi deve rendere semplice l'utilizzo di queste dell'architettura. Prendiamo questo esempio preso da un testo ora. Considerate un ristorante, un capocuoco e i suoi aiutanti. Quando arrivano i clienti al ristorante, i clienti prendono in mano il menù e decidono che cosa vogliono mangiare. E dicono al cameriere ciò che vogliono mangiare, il cameriere porta l'ordine al capocuoco. Il capocuoco a quel punto smista le richieste su smista le richieste verso gli aiutanti che devono preparare i piatti dei clienti. Nella cucina ci sono fornelli, ci sono pentole, ci sono tanti strumenti. Quindi ogni aiutante dovrà fare preparare un piatto e il capocuoco deve supervisionare che le ricette vengano seguite correttamente e deve fare in modo che con le risorse a disposizione, aiutanti, pentole, fornelli, vengano serviti i clienti nel minor tempo possibile. Questa metafora rende l'idea di che cosa è un sistema operativo. I clienti sono gli utenti che chiedono l'esecuzione di programmi. Le ricette sono i programmi. In fondo è molto simile una ricetta a un programma. Se leggete un libro di cucina, trovate esattamente che ci sono le risorse da allocare, c'è una sequenza di passi, mescolare finché non è perfettamente amalgamato, è un guai perfetto, ok? Il menù e il cameriere costituiscono l'interfaccia verso utente, verso il sistema operativo, gli aiutanti sono i processi, la cucina sarebbero i componenti del lavoratore, processore, memoria e tutto via. Notate che questo capocuoco, che è il nostro sistema operativo, rimane sempre attento a vigilare su quello che fanno gli aiutanti, in modo che non solo le ricette siano fatte in maniera corretta, ma che vengano fatte in maniera ottimale. Quindi questo è il problema, che le ricette vengano seguite fedelmente, che
le risorse vengano allocate in maniera efficiente, che vengano coordinati gli attori nell'efficienziare tutti gli attori che non si comportano correttamente. Se uno comincia a prendere del cianuro della cicuta prima che faccia danni, se ci pensate, processi che tentano di entrare nel sistema che contengono un cianuro cicuta esistono. Quindi i due problemi che abbiamo sono da un lato efficienza, da un altro protezione. È vero che avete un corso di sicurezza, ma nell'ambito dei sistemi operativi parleremo abbastanza in maniera approfondita della sicurezza nei sistemi operativi, perché è una componente fondamentale del sistema operativo. Questo è quello che vi dicevo prima: il meccanismo di controllo normalmente è esterno al sistema controllato, qui invece il sistema operativo è un programma simile all'oggetto, l'oggetto controllante è simile all'oggetto controllato. Come funziona questo meccanismo? Anche perché pensate a un sistema monoprocessore. Non è che quel processore possa eseguire contemporaneamente il sistema operativo e il processo. Come fa il sistema operativo a controllare il processo quando il processore fa una cosa sola? Dov'è il sistema operativo? Dov'è il codice del kernel quando stiamo eseguendo un programma, un processo dell'utente? Ok? È inattivo. Viene dato il controllo al processo dell'utente, però viene dato il controllo al processo dell'utente in una modalità chiamata modalità utente, modo user. Il processo può fare solo determinate cose, per esempio accesso solo ad alcune locazioni di memoria, non può accedere direttamente all'input output, e può generare generare degli errori o delle richieste che sono per il sistema operativo uguali. Cioè, se un processo ad un certo punto tenta di accedere a una memoria dove non può accedere, il processore che sta funzionando in modalità utente se ne accorge e blocca il processo e torna al sistema operativo, torna a rimettere in funzione il sistema operativo e kernel a quel punto va a vedere cosa ha fatto il processo. Se il processo fa una divisione per zero, la stessa cosa. Quando il processo vuole scrivere sul disco, ancora la stessa cosa. Cioè, per un processo, la modalità che ha un processo per scrivere sul disco è la stessa che ha per dividere per zero. Crea in questo caso è una system call, una chiamata di schema che è per il processore come esattamente come un errore. Quindi il processo viene fermato e dopo vedremo come viene messo in esecuzione il kernel, che va a vedere cosa è successo. Dice, cosa è successo? No, quel processo ha chiesto di scrivere su disco. Allora il kernel, sistema operativo, controllo. Può scrivere sul disco e verifica accesso su quel file? Se sì, è il kernel che fa l'operazione. Ok? Una parola è in qualche modo dopo, ma se no non ci capiamo. Ci sono due parole chiave nello studio dei sistemi operativi che vanno coniugate correttamente, vanno usate correttamente. Programma e processo. Come mi sono accorto che lo usate, se non è specifico bene potete fare in tempo. Un programma, che cos'è un programma? Allora il mio codice fiscale di WLR30 è un programma, che cos'è? Un insieme di istruzioni. Allora se io scrivo
A uguale a 0, A uguale a più 1, O e mezzo è la stessa cosa? Un insieme, non ha ordine. Attenzione, le parole. Ma è una sequenza. Che differenza c'è tra un algoritmo e un programma? È una sequenza finita di passi volta alla risoluzione del problema, ok? Algoritmo. Programma è la traduzione dell'algoritmo in un linguaggio. Ok, quindi ve l'avevo detto l'anno scorso, mi ripeto quest'anno, stampate queste cose perché sono i fondamenti. Quindi algoritmo è una sequenza di passi volta alla risoluzione del problema, mentre il programma è la traduzione in un linguaggio. Quindi un programma è un testo. Il programma lo potete scrivere su carta, lo potete mettere in un file, lo potete stampare su una maglietta, lo potete scrivere in codice a barre, lo potete mandare facendo fischi di tonalità alta per ogni 1 e fischi di tonalità bassa per ogni 0. Ok? Potete scrivere in Morse se volete. Peraltro è un testo. Sì, è un testo. Lei potrebbe scriverlo sul suo quaderno. Si può fotocopiare il programma. Quando voi caricate un programma nella memoria e mettete il program counter, che sapete dall'architettura che cos'è, all'inizio del programma, il processore comincia passo dopo passo a prendere quel testo e fare le operazioni. Quello è un processo, il processo di esecuzione del programma. Dove è andato via il sole che è calata la città di morte? Per intenderci, nell'esempio del cuoco, la ricetta di cucina è il programma, ma voi non mangiate la ricetta, almeno che non sia ricetta segreta, siete delle aziende segrete, dovete rivelare della ricetta. Voi prendete la ricetta, mettete gli ingredienti e preparate il piatto. Processo di creativi per cucinare il piatto. C'è un altro esempio che secondo me vi fa capire bene l'idea. Se voi avete un programma netto o un browser, che adesso è sicuramente un programma più comune dell'editor, il browser è un programma. Se voi ne lanciate 20 istanze contemporaneamente, il programma è uno, i processi sono 20, e ognuno di questi processi avrà passi di avanzamento diversi, avrà dati diversi, come la ricetta da tutti in cucina. Se dopo che uno vi ha chiesto di preparare le melanzane alla parmigiana, voi siete nel mezzo che state già spartendo la forma in cima, un altro richiede un altro piatto di melanzane alla parmigiana, sono due cose staccate e hanno due passi di avanzamento staccati, ok? Quindi il processo è l'istanza esecutiva di un programma, quindi ogni istanza di esecuzione è un processo separato. Se è andato sul sole, questo l'abbiamo già visto ieri, no, questo e questo, se è questo. Ecco, vedete, abbiamo una pena di più le finestre, ok? Questo l'abbiamo già visto ieri, apri questo qua nel mezzo, nel
poi vediamo se la luminosità, comunque se è andato contro l'inverno magari è una macchina estesa. Perché è una macchina estesa? Perché la macchina ha un suo linguaggio. Voi avete visto l'anno scorso, spero, che esiste una, quella che si chiama la ISA del processore, Instruction Set Architecture, che è il linguaggio macchina di quel processore. Quindi se avete un Intel x86, la sua ISA, se prendete un MIPS, un ARM, ognuno ha la sua linguaggio. Ma quando avete di fronte una macchina vera, non avete solo il processore. La ISA, questa interfaccia binaria, è estesa con il linguaggio da parlare per parlare con le periferiche. E come si parla con le periferiche? Le periferiche normalmente sono collegate tramite interfacce che sono poste nel bus di sistema. E quindi le richieste per un disco, per una stampante, non sono altro che, viste dal processore, come accessi in memoria a delle locazioni prestabilite alle quali corrispondono le interfacce. Ma che cosa andare a scrivere in quelle locazioni? Perché se si scrive un certo codice operativo, quello è l'ordine di scrivere su disco. Questo cambia da interfaccia a interfaccia. Cambia da tipo di dispositivo a un altro. E anche tutto questo fa parte del codice macchina, del linguaggio che dobbiamo parlare se vogliamo utilizzare una macchina priva sempre del sistema operativo. Comodità d'uso, programmabilità e indipendenza dall'hardware. Quando si fanno, ieri ho parlato dei livelli di software. Una delle caratteristiche dei livelli di software è creare un linguaggio di interazione che sia unificato, che sia standard. Nelle reti, se voi parlate il protocollo TCP, parlate con tutti quelli che parlano il protocollo TCP, ok? Se volete interfacciare con un'altra rete che non parla, altri servizi che non parlano il protocollo TCP, o ci vuole un traduttore o la comunicazione è impossibile. Ma se abbiamo standardizzato TCP, vuol dire che se io scrivo un altro programma indipendente che parla TCP lo posso sostituire, ok? E questo è il principio anche del sistema operativo. C'è un certo linguaggio che viene parlato dal sistema operativo verso le librerie e applicazioni che si tende a standardizzare. Facendo così, voi, se volete scrivere per esempio su un floppy o su una chiavetta o su un hard disk, voi dal livello delle librerie o dei programmi applicativi utilizzate la stessa istruzione, lo stesso elemento del linguaggio, lo stesso system call, indipendentemente se avete un disco IDE, SCSI, una chiavetta, un floppy di una marca, un floppy di un'altra. A livello macchina, se avete un disco IDE, un disco SCSI, una chiavetta USB, il dialogo è completamente differente. Quindi il sistema operativo vi maschera da tutte queste difficoltà, diversità, e così fa in modo che le applicazioni possano funzionare su macchine differenti. Per esempio, se prendete questi floppy disk
questi driver di floppy disk, drive nel senso unità fisiche, hanno 16 comandi. Per inizializzare bisogna dire al floppy disk: adesso incomincia a far ruotare il motore, spegni, sposta la tastina, leggi il tema e spegni il motore. Il formato sono vari parametri impacchettati in 1,9 byte, ad esempio il comando read ha 13 parametri. Praticamente qui, in maniera diciamo un po' naif, un po' per, a sinistra c'è, cioè, ciò che dovreste fare per scrivere su floppy disk senza sistema operativo, cioè dovete andare a pensare, a chiedervi qual è l'indirizzo sul bus del floppy, dare uno per uno i comandi accendi il motore. Invece di solito noi facciamo così: apriamo un file e leggiamo. Questa è la lettura, è puramente esemplificativo, ma vi rende l'idea di che cosa vuol dire avere un sistema operativo o non averlo. E quel codice funziona indipendentemente dal tipo di floppy disk che abbiamo sotto, oppure dal tipo di unità, perché viene mascherato da una visione uniforme, che in questo caso è quella del file system. Cosa deve fare il sistema operativo? Allora, deve essere in grado di eseguire i programmi, di accedere ai dispositivi di I/O, di controllare l'accesso ai dispositivi, di controllare l'accesso al sistema, di rilevare e manifestare, registrare gli errori che possono verificarsi, e deve fare accounting, cioè deve essere capace di tener conto delle risorse che utilizza. Perché cosa serve l'accounting oggi? Per separare ambienti di lavoro diversi. Di solito con accounting non si intende fare multi-use. Accounting si intende proprio contare quanti millisecondi ci ha messo quell'operazione, quanto spazio di memoria è stato occupato da un processo. Per distribuire i vari processori le risorse da utilizzare. Per fare load balancing, per esempio, cioè per bilanciare il carico, ma anche semplicemente per fare benchmarking. Avete mai sentito la parola benchmark? Cos'è un benchmark? Una misura empirica delle prestazioni di. Chiedo scusa, spero che non sia successo nulla di male. Cosa è successo? Sto facendo lezione, scusa, ciao. Allora, devo scrivere più chiaro ai miei figli l'orario in cui faccio lezione. La terza chiamata che arriva da casa, la prima gli ho scritto tutto giù, pensavo che alla terza mi sarà successo qualcosa di grave. Era solo. Allora. Benchmark, misura delle prestazioni, volete misurare quanto è efficiente il vostro programma, per esempio. È meglio risolvere quel problema con un hash table oppure con una lista multipla. Lo scrivete così, lo scrivete con là e fate misura delle prestazioni. E cioè, il sistema operativo vi deve dare il supporto per poter fare queste cose. Voi non si fa. Io l'ho aggiunta per il cloud per mostrare la di ma non solo per il browser, qualsiasi tipo di applicazione, ma anche l'hardware stesso. Cambio disco e metto invece che un disco da 7200 giri, metto un disco da 15.000 giri. A quel punto metto in piedi un sistema di benchmarking per andare a vedere quanto ho acquistato le prestazioni. Ok. Storia.
dei sistemi e quindi dei sistemi anche operativi. Software e hardware sono, vedremo che hanno sono condizioni a vicenda. Evoluzioni nell'hardware hanno reso possibile evoluzioni nel software, cioè nei sistemi operativi. La richiesta di nuove feature, cioè di nuove caratteristiche dei sistemi operativi, ha obbligato i costruttori di hardware a cambiare la struttura. Queste due parti vanno di pari passo. Per esempio, vedendo la gestione degli interrupt, l'applicazione della memoria, la memoria virtuale, il supporto di virtualizzazione, più recentemente, sono tutte interazioni che sono state fra chi progetta sistemi operativi e chi progetta hardware. Perché analizzare la storia? Perché bisogna analizzarla sempre, bisognerebbe conoscerla sempre in tutti i campi della conoscenza umana, perché se siamo qui oggi lo dobbiamo a un percorso che ci ha portato fino a questo punto. E questo vale sia per i sistemi operativi sia per tutta la vita civile in generale. Anche perché spesso se guardiamo la soluzione che è stata applicata oggi può risultare complessa, perché appunto è stato frutto di un'evoluzione. Se anche noi, mentre studiamo quella caratteristica, vediamo come è stata implementata all'inizio e come si è evoluta nel tempo, facciamo un percorso costruttivo anche per la spiegazione. Quindi non stupitevi se alcune soluzioni vi sembreranno banali e ingenue, quelle di 50 anni fa o oltre, perché anche le caratteristiche dei sistemi a loro disposizione erano molto banali se confrontate ai sistemi di oggi. Voi sapete che c'è una tradizione nel parlare di generazioni di elaboratori. L'avete vista l'architettura delle generazioni? No? Chi vota per sì? Chi vota per no? C'era nel libro. Cosa? Era nel libro. Era nel libro. E quindi avete visto il libro? Nel libro avete visto le generazioni. I libri di solito sono quelle cose che servono per studiare. Ok. A volte si possono essere usate come fermaforte. Ok. Mi piacerebbe sapere che cos'era cosa voleva rappresentare quel grafico lì. Come? È anche quello là. Che sì. Nel senso del quale un tenente entra normale esce con il cappellino della laurea, poi ci mette sopra lo stesso disegno per l'ospedale in cui uno entra orizzontale e a volte può uscire anche in piedi. Sì, a volte. Okay. Va bene, grazie per essere stato. Allora, esiste la generazione zero, se lo vediamo. Poi vedete, queste generazioni nel passato da una generazione all'altra cambia il tipo di circuiteria che viene utilizzata. Allora, nella generazione 1 si usavano valvole termoioniche e tavole di commutazione. Nella generazione 2 sono arrivati transistor, l'inventore del transistor è italiano. Generazione 3, circuiti integrati. Generazione 4, personal computer. In realtà, voi dite, ma guarda, ogni circa 10 anni c'è una generazione di computer, una è arrivata a 15 anni. Adesso questa generazione va avanti da
vent'anni c'è stato un progetto di quinta generazione fatto dai giapponesi che volevano fare, anche legata alla loro cultura, volevano fare computer a intelligenza debole, cioè basati su tecniche di linguaggi logici, computer che apparissero intelligenti. In realtà questo progetto ha drenato un sacco di risorse alle finanze giapponesi ed è fallito miseramente. Quindi nessuno ha più avuto il coraggio di nominare una nuova cosa la quinta generazione. Ok? Perché porta male. Comunque in realtà le modifiche ce ne sono state molte anche a partire da allora. Allora, generazione 0, come vedete un po' vecchiotta, Charles Babbage, che fa la sua macchina analitica, si deve chiamare, è una macchina fatta a ingranaggi e camma. Sapete cos'è una camma? No. L'albero a camma, mi dice qualcosa? Sono dei sono degli alberi, si vengono chiamati, quindi come si può dire in italiano comprensibile? Dei perni che girano con attaccate delle forme. Girando attivano anche oggetti meccanici. Ho tentato di cercare una camera portatile, ma non sono riuscito a trovarla oggi. Comunque, se smontate una lavatrice, quella affare che decide, quelle che hanno la lavatrice che fa click, quella affare che decide quando bisogna far partire la centrifuga o quando scaldare, sono delle camme che girando attaccano o staccano degli interruttori ai quali sono attaccati vari pezzi. Ok? Quindi ci sono ancora oggi in giro delle camme. Tendono a non esserci più. Non aveva veri e propri programmi, ma bisognava appunto mettere queste camme in maniera appropriata per fare calcoli. Il primo programmatore della storia, cioè il primo che scrive programmi per questa macchina, è donna e si chiama Lady Ada Lovelace, la figlia di Lord Byron, cioè inglese. Quindi l'informatica, quella vera, nasce donna. Generazione 1. Macchine a valvole. Termoioli. E qui stamattina, ma sono riuscito a comprare una valvola. Vi chiedo di non farla cadere perché tutt'oggi costa una decina di euro ed è fatto come assomiglia molto a una lampadina, però qua dentro c'è un filamento che se acceso con il filamento si accende con 6.5 volt, comincia a generare un campo di elettroni che vengono pilotati tramite delle griglie che, se guardate bene all'interno da questo forellino, le potrete vedere, e c'è una placca tutto attorno. Questo l'ha scoperto Edison. Alla placca viene applicata una differenza di potenziale notevolissima per far funzionare questa valvola con circa 200 volt di differenza di potenziale, e con le griglie si pilota, si modula la corrente che passa fra la griglia appunto e la placca. Questa è come una lampadina a un filamento, una lampadina incandescente.
Le lampadine incandescenti hanno un difetto tipico, si bruciano, perché le lampadine incandescenti altro non sono che meccanismi che creano una combustione rallentata, rallentata dal fatto che dentro non c'è ossigeno, o meglio, non è perfetto questo mondo, c'è pochissimo ossigeno, e quindi dopo un po' si bruciano. Se avete una valvola, poniamo che una valvola duri 1000 ore di funzionamento, se ne avete due, quanto durano in media? 500. Se ne avete 10, quindi se fate un computer molto complesso con queste, Bologna è stata la prima città ad avere un mega di memoria a valvole, che più nei sotterranei di prima non di due. Ma si usava un giorno e 6 giorni la manutenzione per andare a cercare tutte quelle che si erano combinate. Passatele e poi alla fine me lo ridate. Non fatelo cadere. Anche perché è buona quella. Ancora oggi si usano le valvole dove? E neanche i giocatori, perché sono molto migliori dal punto di vista della fedeltà dei transistor. Quindi se volete, se siete amanti dell'alta fedeltà, buttate via compact disc, buttate via, prendete il vinile e vediamo i giocatori valvolari. Quindi c'è una radio di tensione una volta, okay. Per sintetizzare la sintonia. Come vengono usate? E qui nasce un errore linguistico storico. Computer, computo, fare il calcolo. Oggi non dovrebbero essere mai chiamati computer, non dovrebbero essere chiamati calcolatori, ma elaboratori, perché non fanno calcoli. È veramente denigratorio chiamare le macchine che abbiamo oggi a disposizione, soprattutto il software che abbiamo oggi a disposizione, calcolatori. Però nasce da quell'epoca lì l'errore. E l'aspetto sociale attorno a queste macchine è formato da un gruppo di persone che progettava, costruiva sia la macchina che i programmi, quindi non esisteva nessuna figura professionale specifica. Progettista, costruttore, programmatore, utilizzatore erano lo stesso gruppo. Non c'era sistema operativo. All'inizio c'erano le tavole di commutazione, cioè per scrivere un programma uno prendeva una basetta fisica e incominciava a fare dei ponticelli con il saldatore per codificare il programma. Poi, sì, a questo livello non esisteva neanche il codice macchina. Poi è arrivata la generazione 2, ha principali problemi, grossi problemi di affidabilità, rigidità nell'assegnazione dei ruoli, utilizzazione lente complesso. Pensate, se uno doveva cambiare il programma da elaborare, doveva prendere in mano il saldatore. Allora, ecco, alcune frasi prese da una lezione di Ciancarini, che era qua le fare lezioni per fare. 1944-55, durante la generazione 1, la rivista Popular Mechanics scrive: nel futuro il computer arriverà a pesare non più di 1,5 tonnellate. Penso, ecco, la famosa ditta IBM, no? Vi ho detto ieri come si traduce IBM. Molti dicono International Business Machine, ma altri più cattivi dicono It's Better Manually. Penso che ci sia mercato nel mondo per non più di 5 computer. E la cosa più bella è l'Apprentice Hall, che tra l'altro è l'editore direi del vostro libro,
che dice, ho girato l'editor, cioè il coordinatore della casa intesa, che dice ho girato avanti e indietro questa nazione che ha parlato con la gente, mi assicura che questa moda della lavorazione automatica non vedrà l'anno prossimo. La lungimiranza. Quindi quando leggete le notizie sulla stampa ricordatevi che esistono anche arriva Francisco. Questo mi piace. Questo è Francesco. Fa le stesse cose che fa quella valvola che avevate voi in mano. È un interruttore digitale, in realtà è in grado anche di fare le mezze vie, ma in elettronica digitale lo si usa acceso spento. Per essere più precisi, è un amplificatore, una piccola corrente fatta passare tra due di questi pin, di questi fili, ne ha tre di fili. Consente a una grande corrente di fluire in altre due, cioè l'emettitore comune, se fate fluire tra la base e l'emettitore una piccola corrente, una grande corrente può fluire tra il collettore e l'emettitore, ok? E quindi in un certo senso la base funziona come interruttore e pilota dall'altra parte la grossa corrente, ma facendo così voi potete fare dei circuiti che in cui questo diventa un interruttore. Questo interruttore apre o chiude il circuito con altri transistor a valle e così via. Poi li vorrei indietro le cose. Ci tengo di più alla valle, a quelli che si comprano per pochi centesimi adesso. Quello è un comunissimo BC547 che serve per fare amplificatorini audio e cose del genere. La cosa bella di quello è che non ha filamento, che se rispettate la sua natura, cioè non gli fate passare delle correnti al di fuori di quelle che sono quelle per cui è stato costruito, è praticamente terra, non subisce degenerazione col tempo e quindi le macchine diventano molto più affidabili. È ovvio che se prendo un fulmine, caso tipico in cui muoiono le apparecchiature elettroniche basate sul transistor, è il fulmine, prendono una grossa scarica elettrica che va fuori dai parametri di costruzione. Al di là di questo, oppure state attenti ai caricabatterie, io mi sono bruciato un cellulare per colpa di un caricabatterie che ho comprato da 4 soldi. È sempre lo stesso principio del fulmine. Ok, le macchine cominciano ad essere utilizzate perché compiti diversi, si chiama mercato perché si riducono le dimensioni e comincia ad essere una separazione nei ruoli, costruttori da una parte, operatori e programmatori. Ecco, programmatori e operatori che ancora a questo livello sono insieme. Quella virgola separa. Ancora non c'è la differenza, i costruttori si cominciano a separare, ma i programmatori sono quelli che usano i propri programmi. Nascono i linguaggi ad alto livello, i primi che nascono sono Assembly, Fortran, Lisp, tra l'altro, e i tipici dispositivi di input out erano le schede perforate. I sistemi operativi sono di tipo batch. Sì, il concetto è quello di job, che praticamente voi
dopo lo vediamo in quello dopo. Io ho detto una mezza fesseria, cioè l'operatore nel senso di utilizzatore è lo stesso del programmatore. C'erano gli operatori che erano persone che non sapevano né programmare né usare i programmi, erano semplicemente persone capaci di mettere pile di schede e dare il tabulato con la risposta. Quando io facevo l'università usavamo le schede perforate e c'erano persone che praticamente come pivelli prendevano le nostre schede perforate, non avevano mai scritto un programma in vita loro, non sapevano neanche cosa facesse quel programma, ma sapevano mettere una dopo l'altra queste schede nel lettore, veniva elaborato da una macchina della Cineca, noi andavamo al bar a prendere un caffè e dopo tornavamo e trovavamo sul bancone il listato con l'output del nostro programma. A quel punto, se c'era un errore, si cambiava la scheda, si importava il nuovo pacco di schede, si andava a prendere un altro caffè e così via. E alla sera si dormiva ovviamente. Ok. Ma quale scheda? Per quale scheda? Sì, operarlo. È veramente banale, cioè il sistema operativo è un esecutore, perché sono macchine che fanno una cosa alla volta, prendono le schede, fanno l'esecuzione, mettono in output il pacco, l'istato e poi aspettano. Quindi è semplicemente quello che viene chiamato un monitor, un programma che non ha tantissime funzionalità se non quella di prendere la scheda e eseguire, non c'è multitasking, cioè fa una cosa sola alla volta, non è multi-user, sono sistemi cosiddetti batch. Batch è il contrario di interattivo. State attenti, in informatica abbiamo due parole che si possono confondere: iterativo, che è una cosa, interattivo, che è un'altra. Interattivo vuol dire che interagisce. Voi siete soliti avere macchine con le quali potete interagire, però non è detto anche oggi che tutti i programmi siano interattivi. Per esempio, se dovete fare un calcolo particolarmente costoso, per esempio quando calcolano le mappe dell'evoluzione meteorologica, non usano programmi interattivi, ma prendono tutti i dati dello stato e come si calcola una mappa meteorologica? Detto in maniera naif, si prende l'evoluzione che si può vedere nell'ultimo periodo e si tenta di far evolvere quei fenomeni artificialmente nel prossimo futuro. Più vanno stati nel futuro, più ovviamente la previsione che andate a fare è poco attendibile, perché ci possono essere dei fattori esterni che non avete considerato. Più i fattori esterni influiscono. È un'equazione differenziale sui dati che vengono raccolti che viene eseguita, nella quale si calcola i valori seguenti a quello corrente. Queste cose non è che vengano fatte con il mouse, aspetta, metto la nuvoletta lì, la tolgo di là. Sono fatti dati, macchine che calcolano per un tot di tempo e poi sparano il risultato. Un altro esempio forse a voi più comune di elaborazione patch. Avete mai sentito parlare di rendering? Cartoni animati o immagini con ray tracing che fanno quei belli effetti. Si fa il modello e poi si spara l'elaborazione e poi si aspetta che si arrivi l'output. Non è che ci sia interazione o altro, ok? Ma se oggi possiamo scegliere fra interazione e batch, allora non si poteva, c'era solo il batch.
questo. Ecco. Questo è un programma che ho salvato quando buttavo via tutte le schede perforate dell'università. Qui vedete che c'è la prima, vedrete, ve lo passo, non perdete, no? Vedete, c'è la prima che, scheda che ha dei codici, poi c'è l'account per dire a chi doveva essere debitato il calcolo, poi c'è scritto FTN5 perché è un programma Fortran, e poi dice load and go. Poi c'è una scheda blu, la scheda 789 con separatore. Ci sono i sorgenti del programma. Poi c'è un'altra scheda blu, ci dovrebbe essere un output, questo è, non aveva input. C'è un'altra scheda blu, i dati e la scheda blu finale. Quindi uno metteva questo e c'era il programma, c'erano i dati e riceveva il risultato. E se vedete qui in cima si vede, ad esempio qui c'è scritto I uguale a 1. E se guardate la scheda in trasparenza, non giocate cercate, perché è giusto, è come cambiare le schede nell'ordine, è come cambiare le righe nel collegio. A ogni lettera corrispondono dei buchi in verticale che sono la rappresentazione della lettera. Quindi noi umani leggevamo in cima, ma quando si metteva nel lettore di schede perforate leggeva i buchi. Quello è un'illustrazione tratta dal timer, ma è la stessa cosa. Questo? Sì. A ogni buco corrispondeva un 0 e un 1 linguaggio macchina? Sì, ma non è una, è la codifica di Hollerith, non è una codifica come usate per oggi, potrebbe essere l'ASCII, non si dice ASCII, ma si dice ASCII. Oppure la ABCDIC o altre codifiche simili, o peggio ancora la Unicode. Questa codifica che c'è sulle schede perforate l'hanno inventata perché le schede perforate vengono prima degli laboratori elettronici. Sono state usate per la prima volta per un censimento americano. C'era la necessità di elaborare i dati del censimento più rapidamente, allora inventarono la codifica Hollerith e misero i dati sulle schede per poi contabilizzare quante persone c'erano nelle varie città, nei vari contee e così via. E infatti per ogni lettera ha 13, sarebbe 13 bit, che sarebbe una quantità di combinazioni enorme per l'alfabeto alfanumerico con qualche simbolo speciale. Pensate che in 16 bit facciamo stare lo Unicode, dove abbiamo messo praticamente quasi tutti i simboli di tutte le lingue umane. Allora, questo è un grafico che vedremo spesso nel corso. La memoria la rappresentiamo come una scatola. Ora ovviamente la memoria, voi sapete che nei sistemi come ce l'ha insegnato von Neumann, è fatta da una sequenza, è come un enorme vettore, una sequenza di cellette dove potete inserire i valori e potete poi rileggere l'ultimo valore che avete messo nella celletta. Questa è l'idea di memoria. Per semplicità, invece di fare un enorme vettore, lo rappresentiamo come una scatola. Ma la prima celletta la pensate in alto e l'ultima celletta la pensate in basso in questo schema. Quando con questi sistemi, quando si accendeva la macchina, veniva caricato questo monitor, che è un programmino che aspetta di leggere le schede perforate. Quando legge le schede perforate, carica, ad esempio c'era scritto FTN5, aveva da qualche parte, inizialmente in altre schede perforate, poi invece in tamburi, in nastri o qualcosa, il compilatore, e lo carica in memoria e legge le schede successive dove c'è il sorgente, e a quel punto mette da qualche parte, anche lì inizialmente schede, poi tamburi o nastri,
il codice eseguibile relativo e poi butta lì il compilatore della memoria, carica il programmino che ho fatto e lo esegue leggendo i dati che sono nelle schede successive. E a quel punto stampa, anche il compilatore stampa l'output del listato e stampa l'output degli errori. E poi il giro ricominciava da capo. Quali sono i problemi? Abbiamo risolto il problema dell'affidabilità. Le macchine a transistor non stavano ferme 6 giorni su 7. Però il problema era che adesso le risorse non vengono meno utilizzate. Perché ad esempio per questo la memoria deve essere in quantità sufficiente per consentire al programma più complesso che abbiamo per funzionare. Ma se stiamo eseguendo un programmino più semplice, tutto il resto della memoria è buttata, è inutile, è inutilizzata. Poi, pensate, anche se era una transistor, anche se le frequenze di funzionamento non erano molto elevate, sono sempre tempi di funzionamento elettronici. Pensare che tutta questa cosa, che allora costava tanto, dovesse stare ferma in attesa che qualcuno meccanicamente mettesse le schede perforate, è un costo notevole. Bisognava sfruttare al massimo l'investimento e fare in modo che non ci fossero tempi morti. Allora, un primo passo l'hanno fatto. Ecco, questa è un'illustrazione credo, che Tano l'ha preso da DBM, l'ha fatto la DBM, cosa invece che mettere il lettore di schede nella macchina, metteva delle unità separate dove le schede venivano caricate su nastri, quindi tanti programmi venivano caricati sul nastro. Quindi tanti programmatori contemporaneamente potevano caricare su tante macchine, quelle lì 1401, le macchine, i programmi su nastro. I nastri venivano portati all'elaboratore che quindi non eseguiva un programma alla volta aspettando le schede, ma eseguiva tanti programmi. Poi il nastro di uscita veniva messo su un'altra macchina che stampava tutti gli output. Questo ottimizzava l'uso dell'elaboratore, allora calcolatore, ma allungava il tempo, il ciclo di programma, il ciclo di programmazione, cioè da quando voi scommettete il programma a quando avete il risultato. Pensate oggi quante volte ho compilato un programma perché c'è un'errorina. Dovete tutte le volte aspettare questo ciclo è un problema. Perché? Ma siamo sicuri che quello non c'è rimasto sì. Allora, generazione 3. Passiamo ai circuiti integrati. No. Ecco, questa è una piastrella di interfaccia parallela per un Apple 2 storico. Questi sono circuiti integrati, qui in particolare abbiamo circuiti integrati a media scala, MSI, che non è una reminiscenza politica italiana, Medium Scale Integration, dove praticamente ci sono un po' di porte logiche. Perché vi ho portato questa scheda? Perché ci sono anche delle EEPROM, delle memorie. Queste memorie hanno la proprietà che se esposte alla luce ultravioletta si cancellano. Allora allora non esistevano le flash, non esistevano queste cose,
per poter fare esporre il chip a luce ultravioletta ha una finestrella dentro la quale si vede il circuito. Allora ho preso questo perché è educativo, perché vi fa vedere che la scatola è grande, ma dentro nella finestrella vedete il vero circuito integrato, e se guardate bene vedete tutti i filini che vanno dal frammento, dal chip, si può dire frammento, fino all'esterno, dove ci sono dei fili di ferro che vengono attaccati ai pin. Per tutto il resto della scatola serve solo perché se no non sarebbe montabile, non sarebbe... Questi sono i circuiti integrati. Come funziona il circuito integrato? Hanno... l'idea è che i transistor come sono fatti? Sono fatti da tre strati di materiale semiconduttore, tre strati di semiconduttore con delle impurità. Il semiconduttore oggi più usato è il silicio, se no c'è il germanio, l'arsenio di gallio, ci sono altri materiali semiconduttori. Il semiconduttore per conto suo è una materia poco utile, cioè se prendete un blocco di silicio così com'è non ci fate molto, non è né un cattivo conduttore né un buon conduttore né un buon isolante. Però attenzione, se metto delle impurità, adesso non mi ricordo, se la mano la parlo, devo dire perché c'è la tavola degli elementi, dell'atomo che ha un elettrone in più del silicio, non ricordo qual è, vuol dire che ci sono degli nei legamenti ci sono degli elettroni liberi, diventa buon conduttore. Così come se ne metto uno con un elettrone in meno, allora dici, hai fatto, allora prendi il rame conduce benissimo, che hai bisogno di questo. Attenzione però, se prendo due strati e a fianco uno con un elettrone in più, uno con un elettrone in meno, la corrente fluisce in un solo senso. Ed ecco perché è semiconduttore, da un lato solo. Se provate a farlo fluire dall'altro, non fluisce il diodo. Se invece di strati ne mettete tre, modulando la corrente allo strato centrale, determinate la corrente che passa ai due estremi. Infatti i transistor si chiamano NPN, negativo, positivo, negativo, oppure PNP, positivo, negativo, positivo. PNP. Questi strati si possono fare su un blocchettino, uno mette uno strato, un altro, questo è un po' naivo come si fa, comunque questa è l'idea, oppure si possono creare su un blocco di silicio con procedimenti fotografici. Come se facessimo una fotografia, e c'è il modo, è così che si fanno i circuiti integrati, per dire, dato uno straterello di silicio, in quella zona espandi le impurità con un elettrone in più, poi in quello strato espandi le impurità con un elettrone in meno. Facendo così, in questo strato si possono mettere tanti transistor, non solo, ma tanti transistor già collegati insieme, perché quando abbiamo disegnato il circuito che abbiamo impresso fotograficamente, abbiamo già disegnato come sono collegati, in modo da fare già il circuito. Facendo così, su un unico cippettino ci stanno tanti transistor già collegati che già fanno il circuito. Cosa significa questo? Significa costi molto inferiori, perché per le persone far saldare tanti di quei transistor costa molto di più che un procedimento fotografico mettere lì. È più piccolo, quindi problemi di spazio, migliori in termini di spazio. Poi che consuma meno. Adesso, anche oggi, quando si parla di processore, quello è la tecnologia 18 micron, quell'altro
più sono sottili, più sono piccoli, e meno dissipano calore quando fanno le loro mutazioni, e quindi meno consumano, e si possono fare degli apparati capaci di funzionare a batteria per un tempo più lungo, ok? Circuiti integrati. Quindi c'è fuori, alzi la mano che ha la valvola, alzi la mano che ha il transistor, alzi la mano che ha le schede perforate, e adesso c'è la scheda dell'elettrodo. Adesso sparisce l'operatore, perché le macchine nascono le stazioni di lavoro, le macchine diventano più accessibili, cioè se prima erano stanze, a questo livello sono armati. Nasce il linguaggio dell'altro livello, nasce altri linguaggi, nasce il C, il shell script. Notate 1980, editor grafici, accesso del sistema del terminale, incomincia ad esserci l'interattività, incomincia ad essere il time sharing, che adesso vediamo che cos'è la multiprogrammazione. Come funziona la multiprogrammazione? Prima vi ho detto che ci sono i tempi elettronici e i tempi meccanici. Quando un processore calcola, lo fa in maniera molto più veloce di qualsiasi processo meccanico. Oggi la differenza è abissale, da allora era ampia. Pensiamo oggi, prendiamo un processore RISC, mica tanto, a 1 GHz. Quanto ci mette a fare un'istruzione? Cioè un nanosecondo, ok, un millesimo di secondo, cioè un nanosecondo, mille micro nano picco petto atto, chilo mega giga tera peta exa, ok, dall'alto, quindi un nanosecondo. Quando ci mette un'unità molto veloce, un disco, in media, a recuperare un dato, quanto? Quando andate a comprare un disco, non le guardate le caratteristiche? 48. Tempo di accesso? Dell'ordine di millisecondi. Un buon disco, quello è veramente qualche millisecondo. Quindi vuol dire che abbiamo un rapporto di quanto? 1 a 1 milione? Abbiamo detto 1 miliardo contro 1 millesimo. 1 a 1 milione, cioè non è uno scherzo. Pensate al processore che per scrivere sull'unità più veloce che ha sta fermo per 1 milione di istruzioni. Almeno. È un'enormità. Si può sfruttare quel tempo per fare qualcos'altro. E questo è il concetto della multiprogrammazione. Si usa il tempo dell'input output di un processo per poter elaborare un altro processo. Certo che la multiprogrammazione complica i sistemi operativi, perché se prima bastava eseguire un processo e a quel processo veniva data quella parte di memoria, adesso essendoci più processi in esecuzione contemporanea bisogna decidere come attribuire i pezzi di memoria uno all'altro e non solo. Se decide come è fatto questo codice, perché se il codice scritto salta all'indirizzo 100 e la volta prossima lo caricate e all'indirizzo 100 ci sta un altro programma, un altro processo, non può funzionare, quindi occorre fare in modo che il codice abbia delle particolari caratteristiche, rilocabilità, possibilità di essere caricato in più posti, perché sennò non avete la multiprogrammazione. Anche oggi c'è un bug che vola, ma ce l'ho con il bug che vola. Allora,
Vabbè, questa è una nota veloce, spool, no, la salto tutto, spool, no. Multiprogrammazione. Allora, stavolta, a memoria, abbiamo il sistema operativo caricato al momento della partenza. Ma poi vedete, abbiamo più job è il concetto di esecuzione crash, ok? Job è una cosa da fare, un processo con i suoi dati. Però siccome ho più job attivi nello stesso tempo, io devo mettere tutti questi job in memoria. Perché quando uno di questi job chiede input output, io devo poter dire adesso incomincio ad elaborare un altro job. Non posso scaricare, metterli dentro fuori dalla memoria, perché quella sarebbe l'operazione di input output. Quindi vedete, l'idea che dovete avere è questa. Parte il sistema operativo, ogni filo verticale è un job. Questa è un'altra rappresentazione tipica di vedere le esecuzioni come dei fili. D'altronde vedremo che c'è un concetto chiave del sistema operativo che proprio prende spunto da questo thread, significa filo. Allora, partiamo dall'esecutore che passa il controllo al primo processo, primo filo. Quando è più grossato vuol dire che quello sta facendo i suoi capi, ad un certo punto decide che ha bisogno di accendere al disco, chiede l'input output e quindi parte l'operazione e il processore viene assegnato all'altro processo, al secondo, che fa quello che deve fare. Quando anche questo chiede input output viene assegnato al terzo, chiede input output, se sono tre si torna al primo, se l'input output è finito poi al secondo e così via. E quel tipo lo otteniamo che se c'è qualcosa da fare, quel milione di istruzioni che dura un'operazione di input output lo usiamo per fare le elaborazioni di altri processi, ok? Quali sono le caratteristiche? Le routine di input output devono essere fornite dal sistema operativo, mentre con un sistema monoprogrammato, cioè con un task, un processo solo alla volta, quel programma poteva accedere direttamente ai dispositivi. Voglio accedere al disco? Vado e accedo al disco, aveva tutta la macchina a sua disposizione. Qua non può più, perché se vuole accedere al disco e il disco è occupato da un'operazione dell'altro processo, non può accedere, creerebbe un guaio se tentasse di accedere direttamente al disco. Deve essere mediato l'accesso dal sistema operativo che prende la richiesta e decide come fare. Poi la gestione della memoria, vi ho detto, occorre mettere in memoria tutti il codice, i programmi, i dati di programmi. Poi nasce allora l'idea di scheduling. Sapete che cos'è uno schedule in inglese? Che cos'è? Se andate a una conferenza ci può essere scritto, oppure sul vostro diario del giorno ci può essere scritto schedule, che è l'elenco delle cose da fare. Nell'ambito dei sistemi operativi il concetto è quello, l'elenco, la sequenza delle operazioni che occorre fare. E anche l'input output deve essere, le risorse devono essere allocate come primi di cuoco. Vedete qua il cuoco torna nei nostri discorsi. Bisogna prendere le varie risorse e allocarle all'uno o all'altro processo. Vedo che non sono l'unico a fare le macchine.
Allora, time sharing. Se però ci fermiamo a fare attivare i programmi, i processi, scusate, l'uno con l'altro, guardate questi dietro di output. Pensate al programma di calcolo meteorologico, al programma di ray tracing. Gli altri rimarrebbero sempre al palo ad aspettare che questo chieda input output. Perché questi stanno facendo dei calcoli enormi, ma non vanno mai a chiedere il disco, perché il loro compito è fare dei calcoli. E allora, se voi avete un sistema semplicemente multitasking, non time sharing, non time share, non potete fare non potete eseguire dei programmi interattivi, perché ci sono delle condizioni di soft real time, cioè l'utente quando dà un comando si aspetta in tempi umani una risposta, no? Se vede che non fa nulla, tipicamente stacca la fine. Grazie. Allora, qual è l'idea? Come si può fare a fare in modo di fare dei sistemi che ammettano più processi contemporaneamente, ma che anche consentano a più processi di essere interattivi? È semplice, si fa in modo che ogni processo non possa tenere la CPU più di un tot periodo di tempo. Quindi è come se ci fosse un input output obbligato dopo il quanto di tempo. È come nella fisica quantistica abbiamo il concetto di quanto. Se un processo prima dello scadere del suo quanto chiede input output, va bene. Se invece vuole continua la sua esecuzione e arriva a completare il suo quanto di tempo, viene fermato e si manda avanti quell'altro. Facendo così, il passaggio tra un processo e l'altro si chiama context switch, cambiamento di contesto, e avvengono così frequentemente, proprio per la diversità fra i tempi della macchina e i tempi anche umani, ok? Che questi programmi, questi processi, scusate, macroscopicamente appaiono in esecuzione contemporanea. Ma non è vero se avete un sistema monoprocessore che l'esecuzione sia contemporanea. Ma come voi vedete un movimento fluido al cinema, ma non è vero, così vedete i programmi che vanno avanti in maniera fluida, ma non è vero, perché adesso si avvicendano nell'uso della CPU talmente velocemente che vi sembra di avere tanti processori, uno per ogni processo che è in corso di esecuzione. Quindi anche nei vostri personal computer, se non sono dell'ultima generazione multicore, che avete un processore solo, voi avete un browser di qua, leggete la musica con un altro processo di là, avete, fate tante cose, ormai i telefonini fanno tante cose contemporaneamente, però non è vero. Questo che sta funzionando, questo è un monoprocessore, anche il telefonino, questo sta facendovi vedere le cose, ma questo addirittura che vedete è una macchina virtuale, non è la mia macchina che vedete proiettata qua sullo schermo. Perché ho... Questo è comodo perché ho la mia mail, ho le mie cose, non verranno mai proiettate. E non solo, io posso, se notate, adesso ho fatto altre lezioni, ma se notate io arrivo il giorno dopo con la slide del giorno prima al punto in cui l'avevo lasciato, ma non è che non abbia fatto nulla, ho lasciato ferma la macchina virtuale nel punto in cui era. È più comodo che stare a riaprire tutto. E poverino ha un processore solo. Quindi guardate questo schema che esce, è quello di prima, ma
vedete che si avvicendano a cicli. Se uno di questi chiede input output, nessun problema, viene escluso dal giro e continua a ciclare gli altri fino a quando non ha finito il suo input output. Allora, ora c'è da prendere una decisione storica in questo momento, proprio in questo momento qua. Questa è la lezione da 3 ore, avete 2 possibilità, o i 5 minuti nel mezzo o 5 minuti in meno alla fine. Cosa preferite? Allora, forse 5, però che siano 5, diciamo che alle 5:20 ci convochiamo qua. Cercate il click un secondo, fate silenzio, non so se pensa, fucking clack. Questo è un relè. Un relè non è altro che un'elettrocaramica che chiama, che fa attaccare questo tiro di ferro, e questo tiro di ferro fa commutare, è come una mano automatica che spinge un interruttore, un'elettrocaramica che spinge un interruttore. E questo, se volete, fa le veci di una valvola o di un transistor. Certo che l'energia per far commutare quello, per farlo commutare vi dovrei dare la pila che viene attaccata all'avvolgimento. Se ho sbagliato il pin, mettete in corto la pila, quindi credeteci. Allora, time sharing, quali caratteristiche? Anche l'interruttore che abbiamo preso l'altro, cioè i programmi possono essere molto grandi. E si vede un'altra caratteristica fondamentale. Molto spesso i programmi non vengono utilizzati tutti. Nei programmi esistono delle parti che vengono utilizzate solo, per esempio, in caso di errore, quindi sono usate raramente. Oppure esistono altre parti che vengono usate per passi di avanzamento, cioè prima si utilizza un pezzo del programma e poi ad un certo punto si va avanti e si utilizza un altro pezzo di programma. E prima non si utilizza più. Allora, si vede che tenere in memoria tutti questi programmi è inutile, perché si becca memoria e raramente viene utilizzata. Allora viene inventata la memoria virtuale. Memoria virtuale utilizza, e vedremo poi nella parte di gestione memoria, utilizza una parte di memoria secondaria, cioè di disco, come estensione della memoria principale, dove parcheggiare le cose che attualmente non servono. È vero che se capita l'errore occorre andare a caricare quella parte di programma e quindi si rallenta l'esecuzione, ma dall'altra parte i benefici che vengono dati dalla memoria virtuale sono molto ampi, danno la possibilità di fare con lo stesso hardware di eseguire molte più attività contemporaneamente. Poi lo scheduling, che deve essere di tipo preemptive. Cos'è la preemption? Uno schedule non preemptive è uno schedule dove il processo deve rilasciare l'uso della CPU solo volontariamente. Cioè, se uno schedule non è preemptive, è il processo è l'unico che può decidere di rilasciare la CPU. Invece, quando è preemptive, vuol dire che qualche ente esterno, come il sistema operativo, può dire: no, adesso tu devi rilasciare la CPU. Alcuni lo traducono in italiano con il termine giuridico prelazione, ma
Comunque, non prendo, non ha nessuna entità superiore che interrompe l'esecuzione, invece Frenchi può venire interrotto. Non solo, ma se avete time sharing, allora potete, dovete creare sistemi di protezione. Protezione da due punti di vista: protezione per le interazioni tra i processi, quindi che i processi non interferiscano fra di loro nella loro esecuzione, per esempio protezione della memoria. Un processo non deve accidentalmente andare a rovinare la memoria usata da un altro processo, perché potrebbe determinare la terminazione anormale dell'altro processo, diciamo, in senso, se pensiamo a un'interferenza accidentale. Se no, uno potrebbe anche pensare a interferenze volute ad un altro processo per, che ne so, andare a prendere dati di un altro processo quando invece non se ne ha diritto. E anche interferenze, come dicevo, nell'accesso ai dispositivi di input output. Pensate se i processi potessero accedere contemporaneamente a una stampante, quindi si mescolerebbe l'output di più processi, non sarebbe molto efficiente né utile. Ma poi protezione, perché con il multitasking e il time sharing vengono creati, attenzione, è ortogonale il concetto, ma storicamente vengono insieme, dei sistemi multiutente. Multitasking e multiutente sono due cose ortogonali. Multitasking è fare molte cose contemporaneamente, macroscopicamente in modo contemporaneo. Multi-use è fatto per più utenti. Quindi uno potrebbe pensare a sistemi monotask multi-use, potrebbe pensare a sistemi multitask mono-use. Perché un sistema sia multi-utente, occorre che tutte le risorse siano etichettate in modo da garantire che non ci siano interferenze fra utenti diversi. Cioè, se un utente dichiara che quel file non può essere leggibile da tizio, il sistema operativo deve garantire che quel file non deve essere leggibile. Se ci sono più utenti che hanno processi in esecuzione, il sistema operativo deve garantire che il processo di tizio non può interferire, non può, che ne so, bloccare l'esecuzione del processo di Caio, non può leggere i dati del processo di Caio in memoria, ok? Quindi occorre un meccanismo di protezione. CTSS 1962 è quello che introduce il concetto della programmazione. Poi time sharing e nel 2004 se volete hanno rilasciato qualche sorpresa, quindi potete vederlo, è un codice storico. Nel 1965 viene in campo un progetto molto interessante, innovativo, che si chiama Multics. Secondo voi chi è che può fare un progetto innovativo sui sistemi operativi nel 1965? Quando è militare. Cosa in ambito militare? Militare, io dico militare. Altri? Accademico? Né militare né accademico. Un'azienda? No? Non esiste ancora. Neanche armato. Mentre in Italia avevamo la società idroelettrica piemontese, sapete cos'è la società idroelettrica piemontese? È quella che oggi si chiama Telecom Italia. In America avevano la Bell, che prendeva nome dallo sviluppatore del brevetto di Antonio Meucci. E
nemmeno nel 165 accade che ci fosse un amministratore delegato veramente lungimirante che nel 1965 ha pensato il futuro della telefonia sta nell'informatica. Per il 1965 era un pensiero d'avanguardia. E quindi dice, noi dobbiamo essere primi ad avere un sistema operativo veramente innovativo. E paga dei ricercatori di prima categoria, Ken, Ritchie, Pike, Thompson, e parte questo progetto molto ambizioso. Poi però il problema è che le ditte, talvolta, proprio perché spesso gli amministratori delegati lungimiranti tirano un po' meno profitti di quelli che pensano alla gallina oggi, cambiano l'amministratore delegato e arriva uno che chiude il progetto Mutix dalla sera alla mattina, perché dice cos'è sta roba? Ora ovviamente provate a pensare persone che hanno, come direbbe Don Belushi, visto la luce, e provate a bloccarmi e dire adesso basta, adesso mettetevi a lavorare al telefono a rotella come c'erano allora, e questi dicono no. Questi ricercatori chiedono all'azienda di lavorare fuori dall'orario di lavoro usando le macchine aziendali per continuare il progetto, e per protestare contro la chiusura del progetto Multix il progetto lo chiamano Unix, cioè il contrario di Multix. Quindi nasce questo progetto portato avanti e qui apro una parentesi, questo è molto del futuro di ciò che abbiamo oggi nell'informatica arriva da cioè persone che vogliono arrivare a risultati indipendentemente da grossi progetti, finanziamenti. Loro fuori orario si fanno dare un PDP9 e continuano il loro progetto, e nasce praticamente il sistema operativo più utilizzato ancora oggi, perché non pensiate che si stanno solo in personal computer a questo mondo. Quindi, però, il primo Unix, fine anni 60, ha ancora il peccato originale dei vecchi sistemi operativi. È scritto in assembler. L'assembler è tipico della macchina. Quindi, quando ottengono un PDP-11, si accorgono dell'errore che hanno fatto, perché è un bagno di sangue, devono scrivere tutto per passare dal 7 al PDP-11, perché il codice macchina è diverso. E qui c'è un passo, veramente una pietra miliare, fatta da Gruppo. L'affermazione, dimostrata nei fatti, che i sistemi operativi si possono scrivere in linguaggio ad alto livello. Non è vero che occorra scrivere in assembler il sistema operativo perché deve spaccare i bit in 4. Basta inventarsi un linguaggio capace di spaccare i bit in 4, e quindi io scrivo il sistema operativo in un linguaggio ad alto livello, almeno per la quasi totalità, tranne piccole parti, e a quel punto io ottengo, prima volta nella storia, un sistema operativo portabile. Perché prima dell'avvento di Unix c'era il sistema operativo della ditta X, fatto dalla ditta X per le sue macchine, e c'erano i sistemisti, i programmatori esperti per quella ditta, e avevano mercato solo all'interno delle aziende che usavano computer di quella ditta, ok? Unix invece rivoluziona questo, perché scrive con il codice del sistema operativo scritto in linguaggio ad alto livello, consente di poter portare il sistema operativo da una macchina all'altra in poco tempo. Ovviamente costa, ma costa in maniera molto minore,
perché la gran parte del sistema operativo rimane tale quale, bisogna scrivere solo lo strato di interfacciamento allo specifico hardware. Nel 74 viene pubblicato un articolo e qui c'è un'altra novità. I Bell Labs danno delle licenze a poi diventati, i Bell hanno avuto una grande causa di antitrust, la Bell è stata separata dall'antitrust di tante compagnie, una per le chiamate long distance, quelle che chiamavamo noi intercontinentali, persone che è la TNT, e poi ci sono tante le cosiddette baby bell, che sono le bell regionali, Bell Atlantic, Bell Pacific e così via. La TNT dà licenza a varie aziende per fare degli Unix, ma vengono date licenze libere alle università, in particolare l'università si affeziona particolarmente a Unix e lo porta avanti con grandi evoluzioni. Come si chiama questa università? Berkeley. Dove sta Berkeley? Voce. Dove sta? California, vicino a quale città? San Francisco, nella baia, dietro la baia di San Francisco. Se da San Francisco guardate la baia, davanti a voi vedete Alcatraz, dall'altra parte vedete la, la torre campanaria enorme dell'Università di Berkeley. Sense, poi preso dalla Microsoft, poi dato alla Santa Cruz Operation, poi è entrato in ha creato un sacco di guai giudiziari a tutti quelli che volevano usare Unix e poi ha perso. Questo tempo vi racconto perché. E poi dall'altra parte Berkeley. Deve essere lo schema. Sì, ecco. Questa è un po' la storia. Vedete che c'è le versioni del gruppo originario che finiscono con un sistema operativo bellissimo ma inapplicato, Plan 9. E poi la versione 6, cioè la versione di Berkeley che ha varie vicissitudini. Balsamo S, Solaris, Solaris è stato rilasciato libero recentemente. Dall'altra parte ci sono le altre parti. Poi FreeBSD che rientra in macOS 10. C'è un server BSD dentro macOS 10, quindi è un Unix anche quello. E lo Unix più utilizzato oggi è Unix, anche perché è quello più portato in diverse architetture, funziona dal sistema embedded fino al supercalcolatore. Sì? Qual è il sito Wikipedia a proposito di questo? Memoria virtuale, Berkeley? Vi chiedo di parlare forte perché quando faccio una domanda vorrei che la sentissero tutti, sì. Vorrei sapere cosa c'entra in tutto questo, come sto Baba Ogumi, se ho letto più di su Wikipedia che lui ha avuto un ruolo in PSD e sì, sì, cioè la tesi di dottorato fatta da due studenti, uno si chiama Oda Babov e l'altro si chiama Bill Joy, è stata quella di implementare la memoria virtuale in BSD, è stata la loro tesi. Poi Bill Joy non ha finito gli studi, ha abbandonato, non ha dato l'esame del dottorato, ma ha aperto la Sun Microsystem. E invece Oda Babov ha prima insegnato a Cornell
E poi è stato scelto Badanoin ed è il futuro direttore del dipartimento dal prossimo mese. Ok? Ok, quindi se abbiamo la memoria virtuale all'interno dei sistemi Unix, la prima implementazione l'ha fatta lui. L'implementazione della memoria virtuale fatta nei sistemi Linux, invece, è fatta da Andrea Arcangeli, che è un vostro ex collega che ha studiato a Bologna. Ok? Che si è affezionato ai sistemi operativi, adesso lavora. Non me l'avevo già detto questo? No? Sì. Vabbè. Lavora per Red Hat. Cioè sta a Imola, ma produce codice per Red Hat. Il codice che produce è libero. In questo momento, chi è che prima mi parlava di KVM? Dov'è? In questo momento Andrea Arcangeli è stato messo a ottimizzare il codice delle virtualizzazioni. E sta facendo delle cose bellissime con la possibilità di più macchine virtuali di condividere le parti di memoria che hanno in comune. Se voi fate partire più macchine virtuali che ad esempio stanno lanciando la stessa versione del kernel di Linux, il codice è lo stesso. Bene, il codice di Arcangeli trova durante l'esecuzione se ci sono delle pagine che hanno lo stesso codice, le unifica in maniera che si usa la memoria. È riuscito a moltiplicare il numero di macchine virtuali per di un buon fattore, perché tutto ciò che è in comune viene occupa una volta solo lo spazio in memoria. Ok, e qui c'è un altro gruppo di hacker che ha dato una scossa al mondo. Quando pensavo ai personal computer, in realtà pensavo a una bicicletta. Chi l'ha detto? Chi? Ho detto Paolo, perché lui ha pensato alle biciclette. Cosa? Ho detto Paolo, perché lui ha pensato. Non è detto Paolo, perché è appassionato di biciclette, ma le biciclette le hanno causato dei guai notevoli. Perché ha avuto una sua vita due incidenti e uno anche recente che sta ancora scontando. È andato per un anno con le stampelle per colpa di un incidente di bicicletta. Non lui. Prima abbiamo parlato di Bill Joy, questo invece è Steve Jobs, che è più noto. Cosa ha fatto Steve Jobs? Insieme Jobs è molto famoso, Wozniak è un po' meno. Woz. Cosa hanno inventato? Quello. Il personal computer. Perché pensavano a bicicletta? Questa è una famosa intervista di Jobs al New York Times. Storica sia perché deve rimanere agli atti, sia perché è datata. Se voi pensate a un treno è potentissimo. Porta tante persone velocemente da una città all'altra, però vi lascia in stazione. La bicicletta porta voi soli, ma vi porta dove volete, a fare un giro vicino. E questo dice Jobs, pensate ai personal computer. È vero che esistono computer potentissimi che fanno delle cose, abbiamo la possibilità di fare cose miracolose. Però se io ho bisogno della mia piccola elaborazione quotidiana, io non posso usare il treno, ho bisogno della bicicletta. A quell'epoca nascevano i microprocessori. Cos'è un microprocessore? È una intera CPU messa su un circuito integrato. A quell'epoca i microprocessori che si usavano ed erano stati pensati per utilizzi industriali. Un tipico microprocessore dell'epoca era il 6502 della Motorola e veniva utilizzato per macchine utensili ed era con un'ampiezza di accesso a 8 bit, quindi significa che il bus era 8 bit, si fa poco con un 8 bit, vuol dire che una somma, una sottrazione operavano su dati da 0 a 255, perché di più non erano capaci. Però lui
loro due nel garage a tempo perso prendono questo microprocessore, componenti da autisti, componenti che trovavano in giro, che compravano nei negozi locali, e hanno fatto il primo personal computer, l'Apple 1. Se volete vedere l'Apple 1 originale, dov'è? Al Science Museum a Londra. Science Museum a Londra, e dov'è il Science Museum a Londra? Nel quartiere dei musei, che è vicino a Cromwell Road. Se arrivate a Hyde Park dal lato del Mago Lark, prendete Cromwell Road, dal quartiere dei musei. Io ci sono arrivata con la metro, giusto? Cosa? Sono arrivata con la metro. Ok. Metro deve essere l'uscita, quella del Museo di Storia Naturale. Sì, perché sono di fianco. Sono dietro. Ma non solo, se lei è andata là, ha visto anche la macchina, l'Apple 1 originale, invece hanno ricreato la macchina di Babbage, l'analytical machine, e lì l'hanno ricreata e la si può vedere. Se passate per volta non mancate una vista al Science Museum. La bomba. Ok, probabilmente è quanto parte anche la foto, mi ha chiamato la bomba. Allora, quali sono le chiavi? Mi ha chiamato la bomba. Quindi l'obiettivo principale diventa la facilità d'uso, e questa è la croce e la delizia dei personal computer, perché da un lato è stata la loro fortuna, dall'altro si è confusa la facilità d'uso con la mancanza di protezioni, e questo ha creato un grosso guaio nei personal computer, nell'evoluzione dei personal computer. Sono in generale più semplici, poi più avanti nasce la tecnologia finestre. Qual è la prima macchina personal computer che utilizza la tecnologia a finestre? Lisa, sempre della Apple, abbastanza sconosciuto, che è il progenitore di Macintosh. Ok, personal computer è un cambiamento storico. Quindi vedete che questi due grossi cambiamenti, Unix e personal computer, non nascono da grossi centri di ricerca, ma nascono da persone più interessate. Perché questo? Ancora un po' di storia prima di passare all'altro. Sistema operativo di personal computer. Personal computer vengono dopo il 1980, vengono dopo quelli di Unix. Però uno dei principi per aver successo è il time to market, cioè arrivare sul mercato nel momento in cui c'è la domanda per qualcosa. Ovviamente con una disposizione di un processore tipo il 6502 non è che ci si potesse fare miracoli, no, Unix non ci girava lì sopra. Però il problema è che non si è seguita l'evoluzione. Una volta che c'era il prodotto venduto assolutamente insieme a Apple più software che funzionava, non si è stato a pensare che nel frattempo il processore evolveva e ci si poteva permettere qualcosa di più. Funziona, la gente è contenta, lo compra, perché lo sistemi ancora il problema? Quindi, vediamo un attimo. Apple 2 nasce con il sistema operativo suo, ci sono altri sistemi operativi, alternativi per Apple 2, uno dei quali è veramente molto interessante ed è quello fatto dalla University of California San Diego, UCSD, basato che supporta come linguaggio di programmazione del sistema Pascal. Uno dice è fuori di testo, il Pascal per il sistema non va bene, però fa un'invenzione importantissima.
è possibile fare anche su un processore semplice una macchina astratta che sia in grado di eseguire codice che non è compilato veramente per quel processore, ma è compilato per la macchina astratta. Quindi abbiamo il codice metà compilato e metà interpretato. Vi ricordate un altro linguaggio moderno che lavora in questo modo? Java. Quindi è il progenitore di Java, gli OCS di Pascal. Poi, dall'altra parte, prima la Real Casa tratta con sufficienza questo fenomeno, non avvertendo che è un fenomeno che Real Casa IBM, che era un fenomeno che poteva cambiare veramente il mercato. Quando si accorge che è in ritardo, praticamente apre il portafoglio di IBM grande per tentare di arrivare sul mercato prima che può con un prodotto alternativo. Ok? Parliamo di macchine Apple II che non avevano interfaccia grafica, macchine testuali. All'epoca c'erano anche altre macchine tipo Commodore o macchine Sinclair, macchine che avevano interfaccia testuale bellissime, perché facevano vedere quello che facevano e le persone che lo usavano dovevano capire cosa c'era dentro le quinte. Allora cosa fanno? Intanto fanno l'hardware e per l'hardware si affidano al concorrente di Motorola che era Intel e prendono il processore 8086, forse prima 8088. Poi hanno bisogno del software e cercano che cosa c'è sul mercato per metterci su qualcosa per farlo funzionare, e trovano un'azienda appena nata allora, Microsoft, che ha acquistato la licenza di un sistema operativo perché non è il loro, che tra l'altro ha un nome particolare, adesso me lo segno che ve lo dico con esattezza la volta prossima. Fa un accordo con questa azienda per mettere su queste macchine questo sistema operativo, l'MS-DOS, che questi sono sistemi operativi molto brutali nei confronti di Unix. Sono sistemi operativi che non sono multitasking, quindi facciamo un salto indietro nel tempo notevole. Non sono multiuse, non hanno protezione di memoria. Il 8086 non aveva grosse possibilità e neanche il 6502. Le errore che faranno tutte e due è che quando passano a processori più moderni, tipo l'8386 da una parte e il 6803 dall'altra, che hanno tutti questi meccanismi a bordo, decideranno di non usarli e di continuare a fare dei sistemi operativi non protetti fino al NT da un lato, Windows NT da un lato, che è il primo sistema operativo che usa teoricamente la protezione, e Macros 10 dall'altro. Comunque, questo siamo arrivati all'MS-DOS. Quando Apple arriva con Lisa e poi con Macintosh, IBM, una piccola parentesi, IBM fa un'operazione che forse in monetari che aveva un successo enorme, quella di mostrare le specifiche in modo che altri possano fare macchine similari, cioè il boom dei cloni. Anche questo è l'obiettivo, non è l'esclusiva che crea mercato, è essere un passo avanti per il mercato. Anche se altri possono fare la stessa cosa, se c'è
c'è qualcuno che tira, che guida, non si perde il mercato, anzi, perché anche tutto il mercato di tutti i cloni ha portato una maggior quantità di persone fra dal mondo Apple al mondo IBM o IBM compatibile. Arriva, dicevo, Lisa, arriva le interfacce grafiche, Microsoft scopre di essere in ritardo e la prima cosa che fa mette una pennellata di interfaccia grafica su MS-DOS. Guardate, Windows 3.11 sotto i DOS hanno solo messo posticce esterne le finestre per dire la presenza. Però il problema è che continuano ad avere sistemi realmente monotask, realmente non protetti. A quel punto, perché un altro errore di fondo sul personal computer è pensare è per una persona sola e quindi non ha scambi con l'esterno. Errore colossale. Già prima, nell'epoca delle reti, programmi e dati viaggiavano da un computer all'altro per mezzo di supporto. E quindi non è colpa dei brutti cattivi che non vogliono fare le cose mal fatte, ma è colpa dei sistemi che non hanno nessun tipo di protezione, se a qualcuno è venuto in mente di cominciare a vedere cosa succede della se iniettava codice nel computer degli altri, no? Se voi avete casa e non avete la porta, poi non è che poi potete lamentare se trovate qualcuno in casa. Forse la colpa non è di quello che è entrato, è la colpa vostra che non avete messo la porta, no? E arriveranno tutti e due tardi, da un lato con Windows NT, dall'altro con Apple X, a fare sistemi veramente con protezioni. Solo che dal lato Mac OS X è uno Unix con tutti i blasoni dello Unix, e infatti è un sistema notevolmente robusto. Dal punto di vista dell'altro thread, NT e successivi, la sicurezza è stata messa più per dire che c'è la sicurezza che per realmente per metterla in funzione, almeno per la maggioranza degli utenti. Cosa intendo? NT 2000 e XP, almeno questi tre, in fase, la versione standard, quando si prende il computer nuovo, appena installato il sistema operativo, per semplicità d'uso dell'utente, l'utente che opera quotidianamente sul computer è amministratore, quindi deve essere volontà dell'utente capire che non è cosa buona che tutto il giorno si usa come il sistema come amministratore, definire i ruoli di amministratore staccato da utente e fare in modo che le funzionalità siano separate e che occorra per installare un programma, per cambiare la configurazione del sistema, certificarsi come amministratore per cambiare le cose. Ma allora è come avere una casa con le porte e lasciarle aperte. Prima non aveva le porte, adesso abbiamo le porte. E perché? La sicurezza dell'utente, del personal computer, è un costo per la software house. Avete mai pensato? L'utente tipico di questi sistemi, spesso definito come un tonto, è quella persona che quando vuole far funzionare un nuovo programma prende un CD o un DVD oggi, lo mette in un lettore e nell'ordine fa avanti, 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 ok? Ok? E se per caso fa una domanda strana, dice mi dai la password di amministrazione? Panico totale. Come si fa a fare un sistema sicuro? Se questa è la classe degli utenti che usano un sistema, se questa
sono gli utenti che non sono sicuri. Allora a questo punto è logico che ci siano ogni qualsivoglia categoria di virus, perché le porte sono aperte. Se un programma in esecuzione può scrivere bootloc, può cambiare i programmi che sono in funzione, il sistema non potrà mai essere sicuro, ok? Cosa che dal 1970 è nota a chi lavora nei sistemi Unix. Nel mio sistema, nel vostro, spero, voi avete root che usate o sudo per fare l'installazione, poi usate il sistema come utenti. Quindi se volete eseguire un programma e quel programma dice voglio cambiare bootloc, il sistema operativo fa il suo dovere e dice: ma chi sei tu per voler cambiare bootloc? E dà un errore, ok? Io non ho mai posseduto un antivirus in tutta la mia vita e non ne sento il bisogno, come anche penso quelli che oggi usano macOS 10. Avete degli antivirus su macOS 10? Lei che ha un Mac? No. E ci sarà un motivo, no? Allora, sistema parallelo. Cos'è un sistema parallelo? Un sistema parallelo è un sistema che ha più processori. Una volta un sistema parallelo era un sistema di alta fascia, un sistema usato per il server. I nostri amici ingegneri hanno un problema. Per tanti anni sono riusciti a aumentare la potenzialità del CPU, perché riuscivano ad aumentare le frequenze di clock e integrare maggiormente i componenti. Adesso sono arrivati a dei limiti che si scontrano contro la fisica. Non è più possibile andare a compattare ulteriormente i componenti. Però riescono a mettere sullo stesso chip più CPU. Quindi si parla di sistemi di processori, microprocessori, multicore. E quindi quelle che ieri le macchine, diciamo, di punta, le macchine per server, diventano oggi macchine comuni. Se prendete i processori di ultima generazione, molto spesso hanno più di un core sullo stesso chip, e quindi è come avere più processori. Ok, avete studiato l'anno scorso in architettura la differenza tra multicore e hyper-threading? Sapete che quando vedete i processori, sapete che alcuni sono hyper-threading e altri sono multicore. Multicore sono veramente più processori separati. Hyper-threading invece hanno solo alcune componenti separate, quindi in realtà molte delle componenti fanno un processo solo alla volta. Ve ne accorgete perché in un multicore potete avere tutte le CPU al 100%, in hyper-threading vedete che quando uno è al 100 l'altro è al 0, perché si alternano nell'uso dei componenti. Ok, sistema parallelo. Tightly coupled, il sistema parallelo è tightly coupled perché ha delle risorse veramente comuni, risorse veloci, vuol dire che i processori lavorano ma hanno la memoria comune. Possono essere di tipo SID, single instruction multiple data o WISD, multiple instruction multiple data. Cosa significa SID? Che voi avete un programma, uno solo, però quando fate un'operazione, che sono una somma, non la fate su due dati, ma su un vettore di dati, contemporaneamente. Quindi in realtà avete tante ALU, arithmetic logic unit, che stanno lavorando contemporaneamente su più dati, ma fate un'operazione sola. Sapete dove anche nel vostro personal computer si trovano processori tipo SIMD? Nella
nelle schede video. E quindi in una scheda video dover calcolare la riga dello schermo. E quindi per far prima i processori a bordo della scheda video lavorano con logica simple. Adesso poi le schede video sono dei processori anche MIMS spesso, e hanno delle potenzialità notevolissime, tanto che spesso si prendono le schede video per non usarle come schede video ma come coprocessori aggiuntivi. Si parla delle GPU, Graphical Processing Unit, ok? E vengono usate tantissimo per quelli che vogliono fare cracking di password, perché così hanno tanta potenza per fare. Portano essere sistemi a basso parallelismo o sistemi massicciamente paralleli. Quelli che voi conoscete comunemente multicore sono sistemi a basso parallelismo, pochi processori. Ma ci sono macchine che hanno centinaia di processori. Ad esempio, dove pensate che vengano fatti i calcoli per la meteorologia? Su sistemi altamente paralleli, ad esempio ne abbiamo al Cineca Casalecchio, anche per uso da parte dell'università. Questi centri hanno macchine ad alto parallelismo. Poco fa un'azienda, la Connection Machine, la Think Machine, che aveva proposto la Connection Machine, una macchina fatta da tantissimi processori di piccola potenza, praticamente un calcolatore massicciamente parallelo per le masse, ma si parlava di macchine a 65.000 processori fatte con dei microcontrollori o poco di più. Però la Think Machine è fallita. Perché? Perché non si era ricordato delle valvole termoioniche. Se prendi 65.000 cose che possono guastarsi indipendentemente, hai la probabilità di guasto che è molto molto alta. Ok? Infatti anche i sistemi della Credi Casalecchio, che hanno centinaia di processori, hanno anche sistemi di riconoscimento automatico del guasto e di riduzione dell'architettura in caso di guasto del processore. Perché quando uno fa un'architettura del genere deve prevedere anche il guasto. Comunque, macchine parallele. Queste sono le macchine nei sistemi paralleli, i sistemi interattivi possono essere fatti in modi diversi. SMP, cioè simmetrici, vuol dire che se avete un processore, dov'è l'esecuzione del sistema operativo? Perché il sistema operativo è un programma. Se avete un sistema SMP, il sistema operativo è in esecuzione su tutti i processori. E quindi il sistema operativo stesso, nelle sue funzionalità, è un programma concorrente, è un programma parallelo e quindi deve stare attento a se stesso per non interagire in maniera sbagliata, perché per non andare a rovinare il dato che un altro processore sta scrivendo, deve coordinare le sue copie. I sistemi operativi più diffusi oggi sono tutti SMP, Linux SMP, ma anche i Windows professionali usano SMP. Oppure asimmetrico, che ogni processore ha un compito specifico e un processore master gestisce il lavoro e quindi ha il sistema operativo. Sistema distribuito, qual è la differenza tra un sistema parallelo e un sistema distribuito? Che prima veniva chiamato tightly coupled, questo è loosely coupled, cioè
ha connessione lasca e invece l'altra ha connessione forte. Qual è la differenza? Se voi avete un sistema multiprocessore, questo ha un processore ma i bus in comune, la memoria in comune, ok? E canali di comunicazione molto con latenza bassa. Sapete, quando avete comunicazione, ci sono tanti fattori che sono i parametri di una comunicazione. Un fattore è il bandwidth, cioè quanti dati trasferisco per unità di tempo. Ma un altro fattore è la latenza, quanto tempo ci metto a trasmettere il dato da un processore all'altro. L'esempio tipico lo fa Tanner nel suo libro e dice: non sottostimate mai il bandwidth di un vagone ferroviario carico di nastri. Se calcolate un vagone ferroviario carico di nastri, lo trasferite da una città all'altra e andate a vedere che bandwidth ha, è notevolissimo. Però ovviamente la latenza è enorme. In un sistema distribuito la latenza è alta, perché un sistema distribuito si crea facendo collaborare macchine che, pensate per essere indipendenti, voi prendete N computer, li mettete su una rete e li utilizzate come se fosse un elaboratore parallelo. Ma non avete un elaboratore veramente parallelo, perché quando il processore A vuole parlare con il processore B non ci mette il tempo che ci metteva fra due processori magari sullo stesso, due core dello stesso processore, il tempo è molto più alto e quindi i programmi devono essere diversi. La granularità del parallelismo deve essere più alto. Se voi prendete un programma che ogni 3 o 4 somme comunica fra i processori, se lo mettete su una macchina parallela potete avere ancora un beneficio, se lo mettete su una macchina distribuita valentissimo, ok? Se invece avete dei programmi che fanno grosse lavorazioni e poi comunicano, grosse lavorazioni e poi comunicano, funzionano bene anche su macchine distribuite. In questo caso i sistemi operativi devono creare l'astrazione del sistema distribuito, cioè nonostante siano tante macchine, ognuna con la propria CPU, con la propria memoria, i propri dischi, così devono apparire all'esterno come una macchina sola dove si possono eseguire processi utilizzando l'intera struttura. Va bene. Sistemi real time. Cosa è un sistema real time? Qui c'è un fraintendimento enorme. Sistemi real time non devono essere veloci. Tutti dicono real time sembra dare l'idea di sistemi veloci. La definizione è quella qua scritta, spero. La dico a memoria, vediamo se piace. La correttezza di un'elaborazione di un sistema real time dipende non solo dal risultato, ma anche dal tempo nel quale il risultato viene prodotto. Non so se le parole sono identiche, ma il concetto è questo. Quindi, un sistema real time sbaglia anche se dice la risposta giusta nel tempo sbagliato. Esistono sistemi soft real time che sono quelli che danno solo fastidio, provocano un qualche disagio se sbagliano. Per esempio, se avete un programma che sta facendo la decodifica di un MP3 o un MP4 e non arriva in tempo, perdete, avete un disturbo audio, manca un pezzo della canzone, oppure avete un flickering sul video, ma nessuno, non è che succeda nulla di più. Oppure se siete in fila davanti a uno sportello
e l'operatore, l'operatrice è lì che aspetta il risultato dall'altra parte, che vi indispettite, però non succede nulla. Però ci sono sistemi che per esempio controllano una centrale nucleare, controllano il volo degli aerei, controllano un paziente in terapia intensiva. Lì, se i sistemi sbagliano la temporizzazione, i guai sono seri. Questi si chiamano i sistemi high real time, ma non è detto che debbano funzionare in maniera veloce. Una centrale nucleare ha dei tempi di retroazione tra quando viene rilevato il dato e quando bisogna mettere, cambiare i parametri della... è brutale il meccanismo, cioè si alza troppo la temperatura, vengono messi maggiormente i rallentatori nei reattori a fissione, barre di grafite all'interno del nucleo. Si abbassa troppo la temperatura, alza le barre di grafite. Quindi non è una cosa, però se sbagli viene certo, no? Però il tempo di retroazione è dell'ordine dell'ora, quindi non è che ci sia bisogno di sistemi estremamente performanti, però è real time. E quindi tra l'altro i sistemi operativi in realtà sono completamente, quelli veri sono completamente diversi dai sistemi operativi che siamo soliti vedere, perché non è che uno possa lanciare un programma quando vuole su un sistema del genere, perché se sovraccarica la CPU va nei guai. Anche i linguaggi di programmazione sono diversi, perché se il programma entra in un giro da un lato e fa un loop infinito e nessuno aveva mai provato che poteva andare da quel lato, quindi non esistono i cicli infiniti, tutti i while hanno il numero massimo di cicli, se non hanno la routine di errore che mette il sistema in stato sicuro. Quindi sono sistemi completamente diversi. Quindi direi che questo sia lo zoo, va bene, in realtà non so, in realtà ve l'ho detto. Abbiamo uno zoo di sistemi operativi, questo è anche il nome, anche se attualmente non sto, non abbiamo un problema tecnico, c'è un sito che si chiama osz.org dove abbiamo messo le immagini di tanti sistemi operativi in maniera tale che possiate scaricare e provarle in macchine virtuali senza dover reinstallare le vostre macchine. Tra l'altro quando funzionerà di nuovo, perché c'è stato un problema a server, c'è anche un meccanismo per provare alcuni sistemi operativi su macchine virtuali in esecuzione sui nostri server. Quindi in realtà basta avere un browser e potete lanciare la macchina virtuale sul nostro server e vedete dentro una finestra che compare dentro il browser il video della macchina e agite come avere la macchina. Io avevo un sogno, c'era ancora quello di fare un vero museo dell'informatica, cioè volevo fare in modo che quelle cose che vi ho raccontato, come era l'interfaccia grafica di Lisa, piuttosto come funzionava un Commodore 64, vorrei che la gente potesse vederlo semplicemente navigando con un browser. Dice, mi fai vedere com'era l'interazione con un Commodore 64 dentro la finestra fa butto un Commodore 64 virtuale. Il software ce l'avrei, ma non mi è consentito per le assurde leggi del diritto d'autore, perché chi ha la titolarità del software non vuole, non mi concede che io possa usare il software anche se oggi non ha più nessun valore di mercato. È come, ci sono tanti libri anche di letteratura che possono essere interessatissimi, se l'editore ha deciso di non ristamparli non li vedrete più, e questo è un grave problema. Sentite, vi tiro fuori le altre cose che mi sono portato dietro. Voi sapete che cos'è un floppy? Sì. Guarda sì, quello, guarda quello. Sapete perché si chiama floppy? Perché era molle. Perché era molle. Flop. Ah, no. È così. Questo è il primo floppy. E questo tiene 140k
Mamma mia. È un'opera così. Perché secondo voi è ottopodice? Perché la casa americana è 8 pollici e mezzo per 11 e quindi sta nelle carpette tipiche americane. Perché loro hanno queste misure in pollici, noi invece abbiamo la carta, noi che siamo europei, che siamo un passo avanti, abbiamo la carta che è matematica. Abbiamo la A0 che è un metro quadro, la 1 mezzo e così via, e il rapporto delle dimensioni è fatto in maniera, lo potete calcolare, fatto in maniera che se lo piegate a metà il rapporto rimane. Quindi lo potete con il teorema di Pitagora trovate qual è la dimensione del foglio A0 e poi per successive riduzioni tutti gli altri. Ok, da questo, che se volete potete passare, a cose. Vicissitudini dell'epoca, quando si chiedeva mi fai una copia di floppy, arrivava la persona con la fotocopia del floppy. Poi da quello, che è l'autopodice, che ormai è circa 1980, puoi metterlo nella custodia, si è passato a questo 1985 e poi questo, penso che questo sia abbastanza recente, l'avete visto. Poi vi faccio passare un'altra cosa. Questo è un disco, ma questo è un disco rotto, per cui ve lo faccio passare così, non lo possiate vedere. Il disco gira normalmente e l'accetto fa questo movimento per andare a trovare. Questo è proprio E poi aspetta che il dato passi sotto per leggerlo, scriverlo. Intanto le altre cose sono qua, poi vediamo che cosa abbiamo fatto. Questo è un microcontrollore, molto divertente. Questo è un Atmic 8. Del costo, questo la mega 8 oggi deve costare attorno all'euro e mezzo, ma è un intero computer e potete fare tante belle applicazioni, ad esempio con un processore un po' superiore a questo, esiste un bellissimo controller che si chiama Arduino, con il quale potete divertirvi a fare applicazioni un giro per casa. A casa mia c'è uno di questi più o meno dietro ogni interruttore della corrente, quindi io so in ogni momento posso pilotare remotamente, guardare la mappa di casa per vedere le luci accese e spente. Uso un altro integrato, N28J si chiama, che ha un unico integrato, un'interfaccia internet a 10 megabit. Costa un po' di più, ma siamo all'ordine dei 10 euro, quindi ci si prende la connessione di casa. Sì, ullala. Oh, appena avuto un piccolo incidente, ma lo risolviamo. Questo è un gioco che ho fatto con mio figlio quando era piccolino. Adesso devo. Qualcuno fa le forbicine? Perché mi si è staccato una saldatura, no? Siamo a forza. Nessuno può tenere un video? No. Non ci vedo, non porto la prossima volta. È un semaforino che fa rosso-verde per modellismo a tutti i lati. Qui, se volete, tutto il sistema di sviluppo per questi processori è libero, in Debian o in Ubuntu, cioè basta scaricarlo, poi si scarica il programma sul processore e questo fa quello che volete fargli fare. La targhetta che c'è davanti alla mia porta, avete visto che c'è una targhetta con LCD davanti alla mia porta nel mio studio,
a uno di questi e via software ho scritto tutta la gestione dell'USB e quindi è collegato via USB ma senza altri processori, solo lui, alla mia macchina in ufficio, quindi se sono in ritardo per il ricevimento dall'autobus con il mio cellulare, scrivo sulla porta, sto arrivando. Ok? Sperimentazioni al di là del corso di studi, facciamo questo tipo di sperimentazioni, c'è cioè chi si diverte con i sistemi per audio video digitale, che si diverte e ci troviamo a fare studenti hanno interessi, vengo di aiutarmi se c'è bisogno di hardware o di materiale, poi vengono nel gruppo a raccontare quello che hanno fatto. Ed è un'attività ulteriore che dà a chi piace dà un divertimento ulteriore allo studio. Ok? Date il materiale e ci vediamo domani all'aula.